casa a pompo, nella Milano non c'è ancora questo lancio energetico, quindi abbiamo la richiesta, però ancora non ho raggiunto. Quindi oggi, in funzione di quell'accordo che abbiamo fatto tra maggioranza e minoranza sulla, sul moderatore delle sedute del Consiglio Comunale, inizia la maggioranza nella prima seduta, nella prima di consegnare la porta. La prossima seduta invece sarà la prossima unità, capisci? Non posso farlo prima perché non dico più. Nella prossima seduta di conferenza di più gruppo sarà la minoranza a indicare il moderatore. Passiamo al punto numero 1 del giorno, conversione verbale sulla precedente, come sempre andiamo a provare se non ci sono chiesti di integrazioni politiche, vediamo per acquisito. Punto del giorno numero 1. Passiamo al punto numero 2, l'approvazione del regolamento contratti di consolidazione, accordi di collaborazione e sospensione, devo diventare a questo, prego Antonio, è venuta la proposta. Vedere il paese nella logica di chi deve amministrare significa cogliere le priorità, capire quali problemi coinvolgono particolarmente la cittadinanza. Nell'attuale situazione finanziaria non è possibile risolvere tutti i problemi brevemente. Spesso si ritiene di ruotare risorse economiche in alcuni settori, penalizzando altri, impedendo qualche volta anche l'avviamento di nuove iniziative. Il settore che mi vede coinvolta personalmente è spesso dimenticato o considerato secondario, mentre l'opera di diventare la locomotiva del nostro paese. Per attuare questo bisogna avere risorse economiche. Da questa considerazione è scaturita l'iniziativa di coinvolgere le nostre imprese nella crescita culturale del nostro paese, privati che investono in cultura. Devo ringraziare infatti i nostri imprenditori che ho contattato per aver dimostrato grande sensibilità nel sostenerci in questo progetto. Creare nuove condizioni di sviluppo e ricondurre un nuovo percorso di crescita duraturo. È necessario coinvolgere i giovani, portare la cultura nelle famiglie, nelle case, nei luoghi di incontro dove la gente vive ogni giorno. La dialettica pubblico-privata svolge un ruolo determinante nel valorizzare culturalmente il nostro paese, nel migliorare la qualità della vita e dello sviluppo del territorio. Chiaramente il contatto con il privato significa anche regolamentare il tutto. Per cui diciamo che siamo usciti con questo regolamento per contratti di sponsorizzazione, collaborazione e convenzione. Sì, in sostanza, rilacciando bene il nome di Antonella, si ravvisa sia la necessità che la possibilità di andare in partnership con il privato. Questo regolamento non è altro che un sistema di regole alte e, come dire, non vanno scendere nel particolare con tutti i regolamenti consigliari. In sostanza il comune, per poter ricevere una sponsorizzazione da un privato, che sia in termini di denaro o in termini di beni e servizi, nonché di prestazioni, deve dotarsi a monte di un regolamento. Quindi ogni volta il regolamento dice che la giunta valuterà qual è la sponsorizzazione del privato. Io faccio un esempio proprio per non parlare. Il privato può dire che vuole dare al comune 10.000 euro per le borse di studio piuttosto che per finanziare una manifestazione culturale o per finanziare degli acquisti, faccio un esempio, per fare il cinema nel teatro, e noi possiamo, grazie a questo regolamento, da oggi in poi ricevere questi finanziamenti, quindi scrivere in bilancio, perché prima non era possibile, e dare in conto politico al privato magari uno spazio digitale, dove? Nei luoghi comunali, nelle palestre, piuttosto che nei campi da tennis o nei campi da calcetto, piuttosto che nel sito istituzionale. Quindi è un regolamento dove non si scende nel particolare, nel dettaglio, quello sarà di volta in volta la giunta che andrà con un ulteriore regolamento a individuare gli spazi poi da dare in contropartita, però è il sistema per poter prendere dei privati delle sponsorizzazioni e per poter, come dire, dare in contropartita loro gli spazi digitali. Niente, per ricordare che noi circa 2 anni fa abbiamo fatto
una proposta simile al Consiglio Comunale, che però allora sicuramente, diciamo così, non era pronto a questa rivoluzione. Usiamo questo termine per non dire qualcos'altro. Quindi cogliamo di buon grado questa iniziativa, perché comunque ci ha visto promotori in tempi non sospetti. Sicuramente è un'iniziativa che vorrà, adesso avrà bisogno di tempo per poter essere, diciamo, attivata, però nello stesso tempo apre le porte a nuove forme di finanziamento per le casse comunali. Una cosa particolare a cui ci tengo a precisare è: stiamo attenti alla tipologia di installazioni pubblicitarie. Perché faccio quello? Perché dico questo? Perché non so se avete notato, arrivando al San Gavino, l'ultimo cartello pubblicitario che è stato piazzato è devastante in termini di impatto. Primo, perché è in prossimità proprio del cimitero comunale, e in secondo luogo perché è enorme. Quella, io ricordo, abbiamo provato insieme, forse quella l'abbiamo provata così, alla bene in me, sì, tutto a posto. Ma noi lo facevamo. Però noi no, perché non c'è stata presentata in Consiglio Comunale che impatto avesse quella struttura lì. Poi, una volta che ce la siamo vista piazzata, e io ho ricevuto diverse lamentele dei cittadini di San Lorenzo, effettivamente è una cosa mostruosa. Quindi, nel momento in cui decideremo, appunto, se c'è qualche sponsor privato, qualche azienda, eccetera, attenzione a cosa mettiamo, perché quello è, anzi, propongo anche appunto, di provvedere a rimodificare il regolamento, perché ha una dimensione enorme. Grazie. Grazie, signora. Mi fa piacere il fatto che cogliate questa nostra iniziativa in modo positivo, così come tu dici. Poi non ricordo il proposito che ho fatto del vecchio Consiglio Comunale, questo, nel senso che non per noi è una cosa nata ex novo, però giusto per non confondere anche il pubblico dei consiglieri, cioè, in questo caso condivido il fatto che dobbiamo fare attenzione all'aspetto pubblicitario e all'impatto che ha sul territorio urbano, però sono due cose che non c'entrano niente, perché quello è frutto di un bando pubblico, ossia di un bando in cui a fronte del piano pubblicitario comunale si davano un tot di installazione pubblicitaria ad una ditta privata che poi realizzava gli impianti. Quella proposta in Consiglio Comunale, che mi sembra detto bene, abbiamo votato all'unanimità, il piano degli impianti pubblicitari era chiarissimo, quindi per chi l'ha letto bene, per chi non l'ha letto ok, l'abbiamo fatto magari così, però per noi era chiaro, e lì c'erano le grandezze e i cartelli. Però la sponsorizzazione dei privati non andrà a impattare, a finire sulla strada, perché lì abbiamo, come dire, un insieme, un perimetro chiuso ormai. Tutte le installazioni stradali ormai sono definite da questo impianto pubblicitario. Gli spazi erano altri, come dicevano a caso, ho parlato che gli spazi che oggi non ricadono sulla strada, perché uno ha parlato di palestre piuttosto che di sito internet, quindi sono due cose diverse. Anche di carta. O su carta, ok, però ripeto, sull'impianto pubblicitario stradale diciamo che è un mondo ormai è già definito per questo. Quindi non c'è il rischio che chi ci dà uno sponsor vedrà un grande cartello pubblicitario ai bordi della strada, quello è un bando che ormai è chiuso, insomma. Vabbè, che io un po' hai risposto alla domanda che stavo per farti. Se arrivano denari del Venga, siamo tutti contenti, perché è giusto che il comune possa incassare qualche sommetta. E la raccomandazione è sempre quella, anche io stavo pensando quando ho parlato a Massimiliano proprio sul alloggiamento di questa pubblicità. Poi si è deliberato ogni volta in giunta, e così potete anche valutare la cosa migliore, quella lì, anche per evitare che succeda. Qualche privato magari non vorrà neanche la contropartita digitale, ma qualche privato dirà: io sia contento di un ringraziamento, piuttosto neanche fare quello, perché siamo nell'ordine della beneficenza. Però noi dobbiamo fratello, rispetto a questo, perché ho usato il termine regolamento alto, magari non succede. E lui tutela, Allora, io premetto che sono perfettamente d'accordo con questa iniziativa, anzi veramente l'avevo pensata proprio come proposta per farla. C'ho solo una perplessità: il sito internet, a mio parere, non dovrebbe ospitare questo tipo di pubblicità. Non si vede da nessuna parte che un sito istituzionale abbia una pubblicità.
pensateci bene prima di farlo, non so. Forse non è neanche prevedibile. No, non è proprio opportuno. Grazie, no, io dicevo che c'è un regolamento che comunque serve per dare trasparenza a tutto ciò che poi può essere un intervento di un privato nel pubblico. Questa potrebbe essere la chiave di lettura fondamentale. Cioè, un privato vuole entrare perché vuole dare qualcosa per acquistare, ben venga, nero su bianco, tutti quanti possono vedere quanto dà, cosa fa, eccetera, eccetera, e quello è importante. Poi spetta chiaramente a noi, tutti quanti, valutare se è opportuno utilizzare il sito internet, piuttosto che una palestra, che non ci dobbiamo neanche trasformare in un manifesto pubblicitario, assolutamente, credo che sarà opportuno. Va bene. Non aggiungo altro. Effettivamente d'accordo, bisogna stare, il discorso che faceva Massimiliano rispetto all'impatto visivo del, non è solo legato alle questioni di sicurezza, perché quello che parla della sicurezza, ma c'è anche una questione di decoro del discorso che proprio faceva adesso, okay, non c'è nulla, perché come? No, alla gestione dell'eventualità che siccome accadrà che ci saranno altre cose. Assolutamente, ma noi pazienza, come amministrazione è necessario che ci sia una supervisione rispetto all'impattazione che ha un manifesto piuttosto che un altro, un cartello piuttosto che un altro, anche come tipologia di pubblicità in un contesto piuttosto che un altro. Cioè non conveniamo che in un campo sportivo ci possono entrare solo determinati canali pubblicitari, alcuni prodotti più di altri o meno di altri. Per quanto riguarda il sito, bisognerebbe valutare a livello tecnico la possibilità, perché giustamente, come faceva notare più, non esiste alcun sito ministeriale o pubblico o di ente locale. Nessuno l'ha detto, non abbiamo parlato di sito. No, io non c'è specificato un regolamento tecnico, non c'è un riferimento al sito internet, ma effettivamente bisognerebbe valutare la possibilità di questa cava, con molta probabilità non è neanche possibile, non so se ci sia qualche riferimento normativo al riguardo. Il sito internet deve rimanere pulito, lindo, è la nostra carta d'identità, per cui mi pare che non sia carino avere il saccaio sempre proprio lì. Poi con tutto l'altro nessun problema, bisogna stare attenti solamente nel caso in cui ci siano grosse sponsorizzazioni, speriamo. Vediamo, infatti, questa è la valutare l'impatto sul sito dove dobbiamo. E si valuterà volta per volta questo, giusto? Abbiamo visto per esempio tante palestre con la scritta di un privato, perché è un problema comune, assolutamente. Se ci rifanno tutti i pavimenti, il pavimento di quella palestra lì, per esempio con la meta che è tutta distrutta, anche se ce la puliscono dopo che la usano, perché la lasciano abbastanza sporca. Io però dovrei riportare un po' anche a Reggiana, perché per la nobiltà del gesto, cioè nessuno di loro al contatto ha chiesto niente, quindi era veramente un appoggio del tipo ok, vai avanti con le iniziative e noi ti sosteniamo. Assolutamente. Quindi, sì, il regolamento era doveroso, però il gesto è stato veramente molto nobile e vi dico che sono rimasta gradevolmente sorpresa per l'apertura che hanno dato tutti gli imprenditori. È davvero in questo tempo di crisi, esatto, è un grande percorso. Sì. Allora, per dirvi che proprio c'è di oggi va benissimo, ne parliamo anche più quanti vogliamo, però è proprio un sistema diverso e altro. Io quando ho detto la parola sito internet ho pensato magari non tanto la parte istituzionale, magari l'applicazione web, proprio il smartphone, magari il portale turistico, che avrà un rimando dal sito istituzionale a un sito turistico, ne vedo per qualcuno, visto che siti per phone, visit pure lì, tutti quanti hanno sponsorizzazioni come del resto, l'applicazione del smartphone ha il nome della pizzeria Rosi piuttosto che della pizzeria di Roxy Bar, cioè ovviamente in un periodo in cui si può andare a citare il privato, piuttosto che quando magari facciamo attività produttive e abbiamo la stanza nel sito internet, non nella page,
e nominiamo diverse l'ospitalità, hotel, ristorante, si può mettere a fianco, magari se ci sponsorizza un'impresa, sponsor ufficiale del Comune di Sanduri, non che non peggi diventi un battage di pubblicità, non è assoluta, dico troviamo le forme perché non siano pubblicità solamente magari su un cartellone della palestra dove c'è il capogruppo, piuttosto che possa essere in un veicolo che gira sul web, ma da una pagina istituzionale ci mancherebbe, però ripeto proprio un perimetro generale per poter riuscire a trovare finanziamenti. Bellissimo, però solo dire che chiaramente è ovvio che nasce solo perché al momento non possiamo prendere sponsorizzazione da nessuno, quello che serve come necessario perché abbiamo chiesto, cioè ha chiesto dei contributi, in effetti c'è la volontà ma non abbiamo questo momento, quindi lo strumento lo stiamo prendendo adesso. Seconda cosa, vabbè, poi si può ragionare sul discorso del sito, cioè io non immagino un banner che dice che ne so, stipa o cose del genere, insomma. No, io in realtà per esempio quando ne abbiamo parlato pensavo a un link piccolino dove dice sponsor, ok? Dove che ne so, possiamo giusto elencare, ma non che ci sia il logo dell'azienda, cosa del genere, ma semplicemente questo è un privato che ha dato, che ne so, una discreta somma, non mi sembra neanche giusto ignorarlo completamente, potremmo avere, che ne so, uno spazietto, quanto vogliamo, assolutamente, possiamo ragionare tutti insieme, voglio dire. Però almeno che lo citiamo. Se lui lo gradisce da qualche parte, anche perché se no non riusciamo neanche a incentivare questo aspetto che per noi diciamo, diventa molto importante, ma non per noi, per noi tutti, perché chiaramente un apporto di denaro, voglio dire, in un momento come questo per tutti noi penso che sia interessante. Favorevole e solamente una richiesta molto semplice, molto chiara, che è la programmazione degli eventi culturali a 360 gradi, si tenga conto di tutte le fasce d'età e si tenga conto. Cosa c'è su questo? No, niente, visto che stiamo parlando di quello, ho voluto precisarlo. Siccome hai parlato di borse di studio, hai parlato di altro, allora a 360 gradi tutte le. Ah, 380 questo era. Anche a 360. Va bene, ok. Grazie, allora, se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle votazioni. Allora, favorevoli? È stata chiesta anche l'eliminazione favorevoli. Perfetto, grazie. Passiamo al punto numero 3, approvazione del regolamento per l'assegnazione e gestione di aree e spazi destinati per il pubblico, senza fini di lucro e senza oneri a carico dei comuni di San Luigi. Giusta? Allora, sì. Anche questo nasce più o meno sulla stessa scia del precedente, cioè in realtà da un censimento delle aree verdi ci siamo accorti che abbiamo. Troppo, secondo me. Diciamo, molte aree verdi. Le risorse sono pochissime, il personale è pochissimo, non riusciamo in nessun modo a gestire tutte queste aree. In sintesi, l'abilità. Quindi abbiamo pensato, visto anche lo spunto che ci hanno dato alcuni cittadini, perché mi piacerebbe anche per fare nome, ma non è il caso, però alcuni già lo stanno facendo, si trovano un'area verde davanti a casa, la curano senza. Per il momento aver chiesto niente, quindi è chiaro che noi abbiamo così pensato di fare un regolamento che invece dia la possibilità a ognuno di noi di dire ho un'area vicino a casa mia, ma anche non solo individualmente, ma anche un rione, cioè che ne so, una cessione di una lottizzazione. Noi ci pensiamo di fare il possibile, ma ripeto, sottolineo, è impossibile gestire questa questione. Se un isolato gradisce per esempio curare quell'area, lo regolamentiamo e noi glielo diamo in cessione, questo per 5 anni rinnovabili e con chiaramente la nostra valutazione anche di progetto, perché noi chiediamo chiaramente che cosa puoi fare lì, non è che non ci metto il chiosco per vendere gelati, è naturale, però per esempio ci darebbe la possibilità di vedere qualcosa di carino, ma noi non è che ci aspettiamo che tutti adesso aderiscano, perché capisco bene che non ne frega proprio niente. Penso di essere abbastanza diretto quello che penso, però anche un'area in meno, cioè un'area tolta dalle nostre gestioni è per noi una grande conquista, anche una sola, quindi ci è sembrato una buona idea così prevedere questo regolamento e lo abbiamo ai cittadini, cioè chi è d'accordo a gestire, adottare diciamo così un'area verde, lo valutiamo, vediamo cosa vuole fare.
il tempo, 5 anni. Sì, sono rammaricato con Alberto, perché cioè, il 19 settembre del 2013 noi abbiamo fatto queste due proposte in Consiglio Comunale, ok, come minoranza, due mozioni erano, dove vi invitavamo ad adottare questi due regolamenti. Adesso ve la cantate, ve la suonate, addirittura, ma la cosa grave qual è? È che addirittura non mi ricordo, cioè io mi ricordo, non dico bene, comunque abbastanza bene le varie proposte, negative, positive, tutto. Cioè in 5 anni, bene o male, c'ho un archivio, ogni tanto vado a controllare, eccetera. Cioè sminuire comunque l'azione propositiva della minoranza in questo modo non mi sembra molto corretto. Anche tornando indietro semplicemente di 2 anni. Ok, detto, fatta questa premessa, perché comunque ci tenevo, il fatto che Alberto, che comunque era anche vice sindaco, mi dica non mi ricordo. Su, purtroppo posso dire che purtroppo è la verità. Sono rammaricato di questo. Se mi dice almeno fai finta di niente. Ci fa piacere che lo stai ricordando. Detto questo, e ci tengo a sottolinearlo, perché comunque a questo punto mi rendo conto che tutto il lavoro fatto in 5 anni della minoranza sostanzialmente è passata così, tanto parlate, fate, dite, facciamo come vogliamo. Mi fa molto piacere che a distanza di 2 anni finalmente vi siete accorti che la minoranza in 5 anni ha lavorato e adesso cogliete lo spunto e siete pronti ad approvarlo. E io lo approvo. Grazie. No, io sono sbalordito dal tuo atteggiamento, nel senso che io non mi ricordo, cioè, di tutte le cose che hai fatto in 5 anni, questo non mi ricordavo, tu avessi proposto il regolamento per sponsorizzazione, me lo andrò a vedere, e mi andrò anche a vedere se hai proposto questa concessione. Io sto dicendo una bugia. No, non mi ricordo, ti ho detto, ma se lo conosci. Se te lo garantisco. Ma la conosci tu, in senso italiano, cioè, non mi ricordo, non ti ho detto che dice una bugia, non mi ricordo, vuol dire che non so se è vero o se è una bugia. È italiano? Sì. E fa bene anche a dirlo. Non mi ricordo le proposte che hai fatto a me, io ti posso semplicemente dire che abbiamo fatto per la sì, non lo fare. Avrebbe fatto. Io ti posso semplicemente dire che sono due proposte, queste nate totalmente nella spontanea da questa amministrazione. Se poi tu o voi l'avete proposto nella precedente, ben venga. Quindi dovresti quantomeno accoglierlo positivamente così come hai detto. Come l'ho fatto. Appunto, anche perché nonostante ormai capisca che da questo, ce l'avevo già un po' in mente da quest'ultimo intervento, che tutte le cose che non vanno bene è colpa della maggioranza, tutte le cose buone che possono piacere noi le abbiamo proposte, io questo atteggiamento non funziona, io ti posso dire la mia opinione, questo atteggiamento lo capisco da diversi come dire, indicatori, ma non mi disturba, cioè per me fuori da questo palazzotto i cittadini hanno una buona proposta sul fatto che possano adottare gli ordini di quartiere o l'area verde. Io ad esempio delle interrogazioni che ho fatto adesso, in questi giorni, ho visto diverse cose, ne ho parlato con il capogruppo, che abbiamo anche condiviso, non ho visto né queste delle verde né queste della sponsorizzazione. Tu mi dici perché le ho fatte 2 anni fa? Quindi da 2 anni hanno valore fino ad oggi. Se le avete fatte sono contento, ma credimi, non nascono perché me le sono andate a guardare delle tue proposte 2 anni fa, non ho mai avuto bisogno di coprire niente delle vostre proposte, ma se le avete proposte, io come faccio a criticarla? Ma stiamo provando anche noi. Però ti voglio dire, cioè, che tutti ti sentono rammaricati dal fatto che stiamo proponendo qualcosa che è buono, mi sembra una cosa terrificante. Quindi io non ti parlavo sminuire nulla, ti ho detto, non mi ricordo, ma te lo posso garantire, non ricordo quelle proposte. Guarda, ti rispondo, posso? Sì, ti rispondo come rispose a Salvatore Leanza quando cavalcava il discorso di saltare le strade. Quando si fanno le cose positive per i cittadini, che la faccio tu, che la faccio un altro, non me ne importa nulla, ci tenevo a sottolineare il fatto che da cittadino, da amministratore, 2 anni fa abbiamo fatto la proposta e l'avete puntualmente bocciate, chiuso il discorso. Le abbiamo bocciate, con quale altro abbiamo bocciate? No, noi abbiamo fatto la mozione e voi l'avete praticamente respinta, quelle 2 mozioni, ci sono i verbali del Consiglio. Del resto vabbè, ti comunque, posso rispondere vabbè, che ho posto il posto di bilancio, cosa che avrei potuto dire, tu le guarda come. Io ti potrei rispondere così, 2 anni fa, dobbiamo lavorare per 2 anni fa. No, c'era... Allora, io anche questa proposta la trovo assolutamente apprezzabile, sicuramente quindi vi daremo la nostra approvazione,
c'è un aspetto che mi lascia soltanto un pochino perplesso. È proprio necessario mettere questi cartelli un metro per un 80? Cioè facciamo... È facoltativo, se è detto c'è scritto, c'è, è una possibilità. Però, facciamo... cioè... cioè io non dico di non metterli, ma insomma mettere queste cose... Ma non è obbligatorio, guarda, non mettere niente. Benissimo, allora guarda, è ancora meglio, perfetto. Grazie. Era una piccolissima annotazione. Grazie, allora già detto tanto quello che ci mettiamo un attimino in piedi da disciplinario. Allora, lo scopo di Massimiliano è uno scopo anche nostro, naturalmente, cioè, ma non è un'accusa che porta, è comunque sia un segnale che sta dimostrando che quando noi proponevamo qualcosa, quel qualcosa andava. E la prova può essere anche un esempio che abbiamo fatto nella conferenza del capigruppo. Sandro, vai, ha fatto una proposta che io ho detto va benissimo, penso che la farà. Quella proposta, non so se poi l'abbiamo trovata, la feci io anni fa, non è stata trovata, però lasciamo stare il passato. La prova che poi la minoranza vuole fare nell'approvare le cose che vengono chieste da voi, che sono cose, nel caso della solitudine, una cosa importantissima, dove noi riteniamo che sia giusta. La nostra dimostrazione è che noi le proviamo, quindi per rimettere in piedi la macchina della carreggiata, la collaborazione che dicevi tu è quella, che è mancata, tu eri vice sindaco, passando della sindaco, è mancata ancora, quindi oggi sono rammani per quello, non continuiamo così, cambiamo direzione. Ma questa è una nuova amministrazione, non c'è niente interessante, è una nuova amministrazione. Sì, ma infatti ci stavo arrivando, quindi il pensiero suo, sia di Roberto, di Franco e mio, è che questo regolamento va bene, siamo contenti che questa sia una nostra idea. Ha rimarcato il fatto che comunque è un'idea che non costa noi. L'unica cosa di questo regolamento, che semmai abbiamo un po' visto che poi è una fesseria, che può essere anche importante, il fatto dei 5 anni, secondo me dare concessioni è una cosa bellissima, mi auguro che molti accettino questo esempio comune. Un attimino per sfidare con gli operai, perché ormai sta cavando a picco con gli operai, e che ci sia un periodo temporale non più di 3 anni, anche perché è un esperimento, quindi 5 anni rinnovabili, siccome siamo in fase sperimentale, io direi di provare così, se siete d'accordo. A volte però ci dobbiamo fare un investimento, ma adesso al massimo ci chiederanno a noi di lasciarlo in fede di Dio. Però bisogna vedere che tipo di investimento vogliamo fare. Questo non è un discorso del regolamento, poi loro, come c'è scritto, proporranno di volte in volte di investimento. Perché veramente è molto generico, quindi Paolo ha detto non si fa il chiosco, però bisogna capire che tipo di modifica farebbe il verde, se devi fare i verdini o non devi fare. C'è anche scritto che bisogna la parità. Sì, ho visto. Però a noi ci è sembrato un caso che tre anni sia... No, tre anni Tre anni non farlo. Anche perché non si sa come prosegue il tutto, e con un tempo più limitato c'è possibilità maggiore di intervento, certo. Una cosa che non va bene. Invece 5 anni c'è sempre comunque un lasso di tempo molto più ampio, e potrebbe creare dei problemi a seconda che si verifica, cioè, per anche sia per il cittadino che per l'amministrazione. Quindi sono 3 anni rinnovabili, si va da questa amministrazione alla prossima, secondo noi è un rimando, un tempo troppo lungo per una sperimentazione. Roberto, scusa, poi ha chiesto Sandro e Paolo. Devo chiedere solo informazione al signore, se posso. Siccome sono proposte nate dalla maggioranza, e nessuno, visto che c'è una maggioranza anche nuova rispetto a quello uscente, una lista che è appunto al 100% rinnovata, quindi nessuno, io non mi ricordavo queste proposte, ben bene se le avete fatte, ripeto, mi può dare le date di quelle avete fatte, bisogna controllare. Allora, le abbiamo discusse in consiglio comunale, entrambe, se poi le consultazioni, così per quello se... Il 19 settembre 2013. Così ti faccio sapere se è veramente così, io ripeto, sono proposte nate, sono nato da noi, nel senso che non abbiamo preso niente dal tuo intervento del 19 settembre, però me lo passa per che gli hai detto. No, mi ricorda anche in particolare che... Perché siamo stati lungimirati. No, che addirittura, in particolare è questo, proprio da parte tua,
Il particolare è questo da parte tua, che comunque, in sostanza, avete detto che comunque le iniziative erano meritevoli e che avreste approfondito l'argomento. Cioè avete impiegato 2 anni comunque. Non c'è bene. C'hai, tu c'eri, tu c'eri, tu c'eri. Ti tolgo anche il dubbio. Come sapete che non lascio in casa quando ho fatto proposta. Ma ancora, ti ho già spiegato che io non mi interessa niente che camera la balina per merito di Massimiliano Padelli. Lo spiegai all'assessore, all'assessore all'epoca per la storia delle Stasfatta e te lo ripeto. No, me ne frega nulla che sia io a proporlo e dire ho vinto io. Adesso li ho capito. Dell'amministratore è quello di fare il bene comune. E non abbiamo un podio, non abbiamo un primo, un secondo, un terzo, non dobbiamo dare la medaglietta a Massimiliano o a Giuseppe o ad Alberto o a nessuno di noi, per cui se la proposta è buona, tanto nella vita gli inventori sì ce ne sono ancora, ma pochi, quindi se possiamo copiare quello che di buono fanno altri comuni, quello che di buono propone la minoranza, quello che di buono propone la maggioranza, che problema c'è? Noi qui siamo seduti oggi in un tavolo ovale per fare il bene della nostra cittadinanza. Punto e basta. Allora, il buono di questa proposta è che ci vede, a quanto pare, tutti concordi. Quindi significa solamente che la proposta è buona, che poi sia partita dalla minoranza o dalla maggioranza, questo è influenza. Non è certo, il ruolo del politico è anche quello di far rimarcare che noi lo proponemmo in tempi sospetti. Però ognuno poi ha i suoi tempi. Sarebbe male dire l'abbiamo condiviso tutti assieme. È chiaro. Non sarebbe male. E invece rimarca sempre il merito delle cose che vanno bene, e invece, come ha detto molto bene Alberto, quando una cosa va bene è sempre colpa nostra. È così, allora io penso che la cosa più bella sia quella che stiamo facendo. Quando vediamo l'idea, se come hai detto tu, va bene, ma da te non ce ne sono comunque, ci hai detto bene. Lo so già da te. Noi lo stiamo facendo semplicemente perché abbiamo delle esigenze, abbiamo avuto così delle idee e ti giuro che io non ho avuto spunti, io neanche però che no, ma io sono contento che non ve lo ricordaste perché non fai altro che cambia di bar, vorrei ribadire che comunque questa è una mattina un'amministrazione nuova. Tu non sei nuovo, tu sei un puntino insieme ad Alberto, insieme a Massimiliano, insieme a Massimiliano, in teoria, quindi di nuovo qua in teoria, perché di fatto non è così. Vabbè, siete nuovi. Vabbè, di fatto è un'amministrazione nuova. A posto. Ma se io vi dico che l'opposizione è la stessa di 5 anni fa. Io, Giuseppe e Roberta siamo gli stessi. Vabbè, io sono ancora lo stesso. Comunque, la vera risulta che sia un'amministrazione nuova. Ma la proposta è condividiamo. Dai, la facciamo, se la condividiamo. Dico due parole e ho chiuso. Aspetta, magari ti faccio parlare. Lo so. Allora,
esercizio, però chiedo tra confungi, poi tra condurra e poi per noi. Prego, prego. Giusto, due parole, condividere e accogliere significa anche ritenere opportune le indicazioni come quelle date da Cesare e anche da, rispetto ai tempi dei tre anni, secondo tutti noi, i tre anni prorogati di dottore dei tre anni sono una soluzione di opportuna, in considerazione del fatto che è veramente una sperimentazione. Io appena l'ho letto ho creduto molto al progetto. C'è da dire, la prima sensazione che ho avuto è stata quella di non siamo in Svezia, un progetto per tantissimo in Svezia, nel senso che, no, vi spiego anche il perché di questa mia affermazione, perché purtroppo non abbiamo avuto una maturità, noi tutti, la cittadinanza, così a noi, mi ci metto anche io, no, non abbiamo appunto una maturità così alta, nel senso civico così alta da portarci senza avere un giusto incentivo, che non necessariamente deve essere monetario. Io mi riferisco soprattutto alle esperienze di buone prassi che abbiamo potuto vedere anche nel circondario, prendo Sarda come esempio, che ha sempre curato molto, ha avuto anche il concimento del livello nazionale rispetto alla gestione del verde pubblico, delle fioriere, del giardino che si sposta all'esterno rispetto al giardino di casa, che viene portato verso l'esterno, ed è stato, come dire, in tempi sicuramente non sospetti, sono stati loro portatori di un'idea, di una buona prassi che ha avuto un successo enorme nella comunità, però con dovuti incentivi, che sia il concorso nel comune della miglior balcone, il concorso della migliore fioriera, c'è tutta una serie di iniziative che vanno ovviamente, che devono accompagnare questo percorso. Una cosa che volevo sottolineare, un incentivo anche quello del cartello, contrariamente a quanto diceva dal mio punto di vista, perché chi si trova un pezzettino di terra da sistemare, sapere che c'è il suo nome, un po' come il banco di chiesa che viene comprato da Zubraiscu, e ci fa mettere il nome. È ovvio che lo compra sapendo che c'è il suo nome. Io non certo quella grandezza, queste caratteristiche sarebbero da rivedere rispetto anche al solito impatto ambientale che ci parliamo. Quindi sosteniamo, penso, dal punto di vista questa iniziativa, l'abbiamo rimarcata e lo rimarchiamo. Grazie Franco. Prego, ha chiesto Franco. Io volevo dire che non metto in dubbio quello che avete proposto due anni fa, tre anni fa, però in questo tavolo ci siamo sette persone nuove, dunque magari può essere anche un'idea che ho proposto anch'io, o Carlo Muro, Roberta Castro, magari uno dei nuovi. Altrimenti se la politica la devono fare sempre i vecchi, rimanete voi, gli altri io me ne farò, ci ritiriamo, le lasciamo, visto che voi ci siete, ce l'avate anche cinque anni fa, anche io nel 1990 ho fatto una proposta a Antonello Mancosu, nel 90 mi ha detto che quella strada non era adatta, poi nel 2000 l'hanno asfaltata, dunque può essere anche un'idea mia, davvero a volte, una mancanza di rispetto nei confronti nostri che ci sia, io sono nuovo di questa squadra, dunque può essere anche un'idea mia questa, senza mettere in dubbio niente. Tutto. Grazie Franco, prego, ma svegliamo con due. Chiudo velocissimo. Ok, allora, voto a favore, quello che volevo ribadire, ma io sono contento che voi non vi ricordiate. E chiudo. Sono felicissimo del fatto che voi non ve ne ricordiate. Punto, vai al voto. No, prego, siamo a Fuggeri, chiudo io solo per trasferire un po' tutti al di là di tutte queste cose. Io non parlo più al soffetto. Al di là del politicazzo che alla fine piace per noi qua, chi l'ha proposto, non l'ha proposto, magari agli altri non ne frega niente. In sostanza, con l'ufficio tecnico abbiamo visto una serie di aree che si chiamano le verdi, che verdi non sono più, perché con quattro operai sono tutte quelle eccezioni delle rotizzazioni, che verdi non sono mai state. O hanno l'erba così alta, oppure quando riusciamo a decispugliare hanno l'erba così corta, ma è gialla in sostanza, perché non ci arriva un punto di fornitura idrica, non possono essere manutenzionati. Quindi la campagna elettorale, un po' di tutti, ha richiamato molto il tema della partecipazione. Come fai in modo che la gente partecipi? Devi chiamare a partecipare. Abbiamo noi questo onere, no? Allora, chiamare a partecipare vuol dire dare strumenti come un regolamento che dice: se vuoi il giardino di quartiere, perché ci dici sempre che non è adeguato, è sporco, è troppo, non riusciamo a manutenzionarlo per bene, e te lo vuoi tenere il giardino di quartiere perché alla fine lo usi tu, vi invito a vedere un sacco di cessioni che sono quelle del giudice Mariano, cioè non sono aperte al pubblico in sostanza, perché sono dietro quattro case, sono le piccole abitazioni che sono proprio cessioni dove ci sono metri quadri di area, alla fine che utilizzano per questo non solo quelle persone. Piazza Galluna, la piazza del Galluna dove abita è una piazza dove ci va qualcuno che non ha più di 15 anni. Allora, la scommessa di dire al vicinato gestiscitela
te la pulisci come meglio credi, dopo coltivare, te la puoi rendere un po' più carina. Questo era, era il fine. E contestualmente noi abbiamo un olio in meno con i 4-5 pelle che abbiamo. Questo va a questo ristacco, vediamo come risponde la cittadinanza, dopodiché lasceremo con un bando sportello. Io immagino che saranno un po' come i dolci del pezzo. Quando l'abbiamo pubblicato la potete fare in 4. Abbiamo continuato a pubblicizzarlo, abbiamo lasciato aperto, oggi mancano solo 2 lotti praticamente da segnare. Sarà così con i giardini di quartiere. Lasceremo aperto, iniziamo 2 o 3, quindi l'invito di tutti i consiglieri comunali è che diffondere, visto che la riconoscita è una buona pratica, è diffondere e invitare i quartieri o i vicinati a spendere tutte le aperte per curarsi. Questo era il fine ultimo di altri settori. Grazie, ci sono state votazioni favorevoli. Contrari? Grazie. Possiamo passare al punto numero 4. Concessione di deroghe di stanze in zona più uso di tutti in relazione alla richiesta di concessione edizia del signor Pilastro Augusto per la demolizione totale delle costruzioni di proprietà di uso abitazione, siti di salute della via di Giugherà. Illustra la sostanza? Sì, la deroga di distanza è un fabbricato che è già esistente tempo fa in via di Giugherà. Siccome è già ottenuto la deroga alle distanze, come procedura anche dai vicini, perché ogni deroga poi deve avere la protezione del vicino, siccome lo devono buttare giù, rifare ex novo, devono ripartire la procedura anche di richiesta della deroga. Il vicino ha dato il buona osta, quindi noi siamo chiamati a dare l'ok. Diciamo che non c'è nessuna modifica rispetto alla costruzione esistente, siccome però lo deve buttare giù, rifare ex novo, deve rifare tutto quanto l'iter. E il vicino ha dato nuovamente il buona osta per ripristinare questo piano. Sì, assolutamente. Se qualcuno vuole vedere dov'è, ci sono anche gli elaborati grafici. Se volete dargli un'occhiata, bisogna anche la non ci sono interventi? Possiamo contare? Allora, favorevoli? Contrari? È stata chiesta questa casa per le dazioni di utilità, favorevoli? Grazie. Allora, possiamo passare al punto numero 5. Concessione di locazione temporanea della società Sogei SPA per l'installazione di una stazione di riferimento inerente al progetto europeo di efficientamento del traffico ferroviario, installazione di un'antenna ricevente GNSS, sistema satellitare globale di navigazione. Una società che fa capo all'Ministero dell'Economia e delle Finanze che sta trattando un progetto a livello comunitario denominato NERSAT e ANFO, che in sostanza ha lo scopo di rendere più efficiente e sicuro il percorso ferroviario e il viaggio in treno. Come praticamente facciamo uno studio che per quanto riguarda la comunità europea in molti stati già arrivato alla conclusione, questo studio in Italia invece è in fase embrionale, è quello del controllo della tempistica dei treni e della distanza tra un treno e l'altro. Quindi per aumentare la sicurezza in modo tale che si conoscono le distanze tra un treno e l'altro e quindi in questo caso gestire anche la partenza dei treni e limitare il cosiddetto ritardo. Per fare questa società che ha vinto il progetto deve installare un'antenna GPS in sostanza lungo il tratto ferroviario preso come i pozzi di studio, che è quello che mi stava da Cagliari a San Gaffino, forse a Vistano. Quindi c'è questo tratto, questa linea ferroviaria che viene presa ad esame per fare queste prove in sostanza. Quindi i dati comuni a partire da Bremosa, Buspoli, Futei hanno approvato questa convenzione, ci stanno un'antenna GPS alta un metro, da installare sopra le scuole di Via Giovanni perché è molto migliore. Non è nessuna emissione di GPS, niente, e ci danno come progetto comune previsto dal business plan della Comunità Europea 1000 euro all'anno. Sì, ma dove c'è scritto sul GPS? Nella proposta di GNSS, GPS. Sistema satellitare globale di navigazione. Tant'è che lo mettiamo a disposizione anche dei professionisti, poi di quelli che non è un sistema che già ad esempio è uguale a quello che usiamo è fisso e dà il segnale praticamente per installare un dispositivo sul treno che manda la posizione esatta a questo ricevitore che poi trasmette la posizione. Il problema attuale dei treni è che danno un segnale meccanico sbagliato, quindi una volta si pensa che stia per arrivare a capire che sono 5 km, invece questo ha una precisione centimetrica, quindi per questioni di sicurezza, come ha già detto Alberto, sta
stanno facendo solo il progetto, che è proprio una fase sperimentale, quindi c'è se una viene una collocazione differente. No, siamo riusciti a quello che ce lo dice, noi portiamo questa proposta, con anche le scuole, ma come mettendo le varie parti? La palestra sul tetto. Non crea niente, è come un cellulare, cioè, dovreste avere una motivazione per non passarla così. La motivazione è per non passarla così, te lo posso chiedere? Sì, sulla scuola no. Quello è il risultato della tua motivazione, ma il perché è quella che si è diventata una No, ti volevo rassicurare, perché io ci pensiamo, abbiamo preso le informazioni dell'ufficio tecnico da loro, ma nessunissimo rischio, Roberto, questo va bene, però sempre molto rigore questa cosa del però scientificamente il dato che cellulari eccetera non sono dannosi, però abbiamo sempre il rimane sempre l'immaginario collettivo, ovviamente c'è, così come c'è il legge negli perché dati scientifici parlano in un certo modo, alcune case dicono altro. Non sto mettendo in dubbio nulla, però almeno io personalmente preferirei una locazione diversa, non sulla scuola, per tutta una serie di situazioni che potrebbero anche andare a svilupparsi, la scuola no. Se la motivazione di questa modalità è una questione di causa precisa, di un danno alla salute, perché se pensiamo bene, ogni casa ha un dispositivo wifi, abbiamo internet dappertutto, sono popolate da onde radio, questa addirittura è un'antenna ricevente. Ha senso. Allora, ho detto prima, non metto in dubbio il fatto che non ci sia un rischio, il fatto che sia un'antenna ricevente, tutto che non mi pare una scuola la locazione più adatta per installare un'antenna. Per tutta una serie di motivazioni. Uno, perché non è casa nostra, ci stanno dei bambini. Potrebbe non causare nessun tipo di problema alla salute? Bene. Potrebbe, chissà, molte volte quando ci sono anche dei problemi si scoprono dopo tempo, quindi tra vedere e non vedere, pur non mettendo in dubbio le autorevoli indicazioni di chi le ha date, io personalmente sono contraria al fatto che sopra una scuola si metta un'antenna di qualunque tipo essa sia. Cioè sono anche wifi. Poi possiamo ragionare di mille cose e mille modi. Per me è no. Il problema è, secondo me, sta in un'altra cosa. Non su indicazioni, non sul sentito dire, non sul si dice, non sui genitori potrebbero dire che noi dobbiamo avere solo ed esclusivamente certezza. C'è la certezza che questo è un dispositivo che non causa. Come non c'è? Sì, che c'è? Ci deve essere per forza. Ci deve essere per forza. Ci deve essere una dichiarazione. Scritta dell'ufficio tecnico che garantisce che, punto. Dopodiché si dice, ne abbiamo 100.000, si dice che quel bambino sia, si dice che il papà di quell'altro sia così, cos'ha, eccetera, eccetera. E se andiamo a ricorrere, si dice, eccetera, non ne riusciamo più, Poi deve avere certezza, c'è la certezza che quello è un dispositivo che non reca danni. Noi entriamo tutti con questo. Ho capito benissimo. Posso?
noi da circa 5-6 anni a questa parte, come scuole, stiamo aderendo a tutta una serie di progetti che praticamente comportano l'ingresso della wifi in tutte le scuole. Per cui come collegio dei docenti noi già 4-5-6 anni abbiamo permesso che nelle nostre scuole mettessero degli access point regionali, degli access point nazionali da parte del Ministero, abbiamo tutte le linee che sono connesse in rete, e allora a quel punto, se dovessimo fare quel tipo di ragionamento, forse sono più dannose le onde radio che ci sono all'interno della scuola con gli access point, piuttosto che magari quell'antenna lì. Ecco il problema. Allora noi dovremmo fare un discorso a 360 gradi veramente e impedire che tutte queste tecnologie entrassero nel mondo della scuola. Però attualmente ci sono nel mondo della scuola e noi gli abbiamo permesso di essere installate votando nei corsi dell'istituto e nei collegi di docenti. Allora, posso essere in parte d'accordo, però siccome oggi sono chiamata io a dare il mio voto, penso che anche il collegio dei docenti sia stata chiamata. Non era ancora presente qua, quindi non è mia responsabilità. Oggi che sono chiamata ad esprimere il mio voto per mettere l'antenna sul tetto della scuola elementare, dico no. Se non ci sono ulteriori interventi possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Allora, aspetta, una cosa con la contrari? Astenuti? No, contrario una. Astenuti? Possiamo passare con comunicazione e variazione del bilancio di previsione 2015-2017 e l'assestamento. Sì, è cambiata la normativa sull'assestamento, perché prima si poteva assestare il bilancio quindi entro dall'ultima data il 30 settembre. Adesso la normativa ha anticipato questa scadenza al 31 di luglio, lasciando però la possibilità ai comuni che hanno approvato appunto il bilancio di previsione di fare le variazioni al bilancio di previsione sempre il 30 settembre. Quindi diciamo che oggi siamo chiamati a dare una fotografia da oggi della situazione del bilancio, ma potremo continuare a variarlo fino al 30 settembre. La variazione del bilancio quindi è appunto anche l'assestamento, vede una serie di voci che cambiano gestioni, piuttosto che cambiano programmi, anche per il frutto di modifiche normative. Ad esempio la finanziaria prevedeva l'imposta municipale secondaria, che invece è stata prorogata anche dal mille proroghe ancora di un anno, e quindi si torna a TOSA, pubblicità e affissioni, quindi troverete qualche spostamento di tassazione, ma che non cambia poi se le tariffe approvate nessun risultato, cambiano i programmi e dopo queste voci non avete il bilancio. Abbiamo invece delle voci di bilancio interessanti che trovate in questa operazione. La prima direi che riguarda la previsione di mutuo che il Comune andrà a fare per riqualificare l'impianto di illuminazione pubblica. Prima che tutti quanti ci allarmiamo, diciamo un po' come funziona in generale. Mentre il progetto è in itinere, il progetto quindi che vede preliminare, esecutivo e definitivo, mentre il progetto è in itinere noi siamo preoccupati comunque di andare a mettere in bilancio la gestione di mutuo, perché l'abbiamo fatto prima del progetto, perché è il progetto che ci dirà quanto veramente dovremmo richiedere come mutuo. L'abbiamo fatto perché la legge finanziaria del governo ci dice che se andiamo a chiedere un mutuo entro il 31 dicembre 2015 lo Stato ci rimborserà una quota di interessi per ogni anno di questo mutuo. Quindi da qualche indagine che ha fatto l'ufficio tecnico, riqualificare l'impianto di illuminazione pubblica, perché poi parliamo sempre di programmazione, questo è il vero momento di programmazione, ossia con strumenti di bilancio, l'abbiamo fatto diverse volte, l'abbiamo condiviso. Indagini dell'ufficio tecnico ci dicono, quindi io ho tutti i motivi per pensare che sia una ragione veduta, che abbiamo 1500 punti di luce nelle nostre strade. La bolletta annuale di questi punti di luce ammonta a 260.000 euro all'anno.
Ora, dalla protezione che stanno facendo, se sono lampade a vapore di mercurio, quindi quelle di prima generazione, o lampade a vapore di sodio, esatto, cambia molto in termini di risparmio. Però, in ogni caso, mettendo l'illuminazione a LED, se è una lampada a vapore di mercurio, la bolletta cala del 60%. Se è una lampada a sappo, a vapore di sodio, hai un risparmio del 40%. Su una bolletta di 260.000 euro, il risparmio medio che ci attendiamo, ma ve lo potrò dire una volta che il progetto parte, è quasi, come dire, definitivo, ci potrebbe essere un risparmio di 120.000 euro all'anno, perché la bolletta è di 260.000 euro all'anno. Quanto costa un mutuo di 825.000 se andremo a fare un mutuo di quella cifra? Perché questo è il mutuo che prevede tutto. Poi il progetto ci potrà dire che il mutuo dovrà essere di 150, lo mette a base d'asta, anche a gara, e magari poi alla fine la vera necessità finanziaria del comune monta 700. Oggi stiamo andando a chiedere un mutuo perché possiamo dire alla cassa depositi e prestiti ci serve un mutuo inferiore, non possiamo dire ci serve un mutuo superiore. Quindi se il mutuo fosse di 825.000 euro, la rata monterebbe a 50.000 euro all'anno. Di questi 50.000 euro all'anno, 24 sono interessi e 30, perché 54 la rata, e 30 sono a conto capitale. In sostanza gli interessi li ritardano tutti quanti a fine anno, vuol dire che noi avremo un risparmio di 100.000 euro a fronte di 30.000 euro di spese. Quindi entreranno nelle casse del comune, se il progetto chiude il cerchio, circa al netto 70.000 euro. E in più avremo un impianto di illuminazione nuovo, perfettamente a norma, addirittura con le rotole di flusso, perché gli studi che sta facendo sull'ufficio tecnico è di acquistare lampade LED con le rotole di flusso, detto anche da mezzanotte più quali. Diciamo che molti comuni l'hanno fatto in altre forme, l'hanno fatto col global. Il global vuol dire che il comune non spende niente, lo fa fare un'impresa privata che vince un bando, ma la bolletta per il comune rimane cristallizzata per i primi 5 anni, rimane ferma 5-6 anni. Vuol dire che in quei 5-6 anni l'impresa lo realizza a un grande guadagno inizialmente. Invece noi, non noi, anche il comune di Carbone lo aveva fatto, diciamo che dopo i primi 10 anni di questo global, che l'impresa di un certo livello, fondi bancari, andavano a prendere i comuni, i comuni hanno capito che con una buona politica anche di risparmio e di attenzione sull'appalto riescono a godere da subito di questo risparmio di cui vi dicevo prima, 100.000 in meno a fronte di 30.000 in più. E più l'occasione è proprio propizia stavolta perché entro i mutui fatti entro il 31/12 del 2015 avranno un rimborso totale di interessi per tutta la quota dei 15 anni di mutui. Quindi questo, come in bilancio interverte una voce che sicuramente vi aveva dato al gruppo, 825.000 euro di entrata come mutui di uscita, però potrebbe essere anche una cifra inferiore, perché riferisce il progetto in fase di stesura. Qualche altro dato importante, lo aggancio al discorso politico, avrete letto, l'abbiamo anche parlato, che abbiamo intenzione di riqualificare via Tireste e via Sassari per la questione dei cipressi ormai malati. Come lo dobbiamo fare? Dobbiamo fare con delle risorse. Qui non troverete il mutuo per riqualificare la via, ma troverete una piccola voce che si chiama concorso di idee, perché per riqualificare la via dobbiamo fare un concorso di idee aperto a geometri, anche ad agronomi, a ingegneri, un po' tutti, per darci un'idea di come riqualificare via Tireste e via Sassari. L'idea vuol dire: non possiamo limitarci a dire togliamo gli alberi malati e ne mettiamo alberi sani, anche perché gli alberi hanno dei fusi, delle cordonate, cioè una volta che ci mettiamo a mano la via dovrebbe essere riqualificata con anche il marciapiede. Quindi perché privarci del contributo di idee di chiunque? Stiamo pensando sinceramente anche di aprirlo alle scuole piuttosto che dei cittadini normali, non solo professionisti. Quindi qui troverete, che vi parlo di questo progetto, il concorso di idee, 5.000 euro, che daremo 3.500 euro di premio al primo classificato e 1.500 euro al secondo. Arriveranno anche 20 idee, per noi non è vincolante il fatto che vinca la prima, non è un progetto messo a base di gara, è un concorso di idee, quindi potremo prendere il buono da ognuna di queste 20 idee che arriveranno, posto che dobbiamo premiarne una, la prima e la seconda. Quindi troverete in questa voce che però parlo di un progetto ugualmente abbastanza importante come quello di Via Tireste. Qualche altro dato sulla relazione di bilancio, dei più significativi, abbiamo 14.000 euro che la regione ci dà per l'inserimento di due casse integrati, 7.000 euro in più rispetto al previsto che la regione ci dà per le barriere architettoniche, e poi avrete qui letto che abbiamo vinto in sostanza il bando regionale di scuola,
ossia la regione ci finanzierà 470.000 euro per la manutenzione di edifici, ora l'ho visto bene, poi sì, ne riusciamo a parlare anche gli altri, io ho parlato scusate di bilancio, la Vince paga gli interessi, una elementare di circa 300.000 euro per le scuole medie, quindi abbiamo avuto accesso a un finanziamento di 700.000 euro. Qual è però la condizione economica che noi riusciamo comunque a giudicare almeno oggi 30 settembre? Quindi il progetto lo farà l'ufficio tecnico, lo faremo internamente, risparmieremo anche in termini di parcella, perché una parcella sul lavoro di 700.000 euro ammonta a, non so, 50.000, se lo faccio l'ufficio tecnico anche di più. 130. Se lo fa l'ufficio tecnico andiamo praticamente a dare il massimo che possiamo dare in termini di un terzo stipendio, comunque i due progetti ammontano a 8.000 euro l'uno. Nel 2015 avremo 2.500 euro per progetto di, come dire, indennità per l'ufficio tecnico. Abbiamo poi 53.000 euro come maggiore entrata che riguarda quel famoso bando sulle installazioni dei cartelli pubblicitari di cui abbiamo parlato prima. Coloro che hanno vinto il bando, oltre che avere un tot di spazio pubblicitario a disposizione, 200 su 1000, hanno vinto una ditta di San Luis Tonini, dovevano anche avere fatto uno stato economico, quindi devono versare tot migliaia di euro all'anno o in denari o in, da fornire in area urbana. Hanno accumulato 53.000 euro da dare al comune in termini di area urbana. Vi informo che anche se non ho trovato il bilancio, abbiamo fatto la settimana scorsa un primo ordine parziale che va a spremare per 53.000 euro per banchine, cestine, per il parco Sarei, per il parco di Scolotti. Qualche altro dato sulla variazione di bilancio, abbiamo purtroppo in me anche le minori entrate, le variazioni sono maggiori entrate, le minori entrate, per le minori entrate abbiamo 20.000 euro in meno di Sabatana che avevamo preventivato che la regione ci potesse dare come festa in Italia, invece un taglio trasversale, scusate, orizzontale della regione ha eliminato una serie di feste in Italia, tra cui anche la nostra. Abbiamo poi qualche altra minore spesa, perché la variazione è maggiore entrate, maggiori spese, minori spese. Una minore spesa significativa è 4.000 euro in meno per l'indennità di carica. Rispetto alla precedente giunta, che erano più assessori, andiamo a risparmiare. Abbiamo 1.000 euro in meno per la telefonia mobile. Gli assessori non hanno ancora, tutti o quasi, se ne non ce l'ho neanche bene in mente, fatto ricorso al telefono, al telefono comunale. Abbiamo poi che spendiamo 1.500 euro per trasportare le LIM, quindi per le lavagne elettroniche da Corso Repubblica a Vigilio Ventresimo in funzione del trasferimento delle scuole, e 2.600 euro in più da spendere sempre sulle scuole per rifare i bagni di Vigilio Ventresimo, una parte sempre di un terremoto per trasloco. E in questo momento avremo due traslochi importanti, da Corso Repubblica a Via Giovanni e poi i bambini delle materie da Via Giovanni al Parco Sarei. Quindi anche qui lo dico così, lo sappiamo un po' tutti, per all'agosto di appellare, diciamo che oggi abbiamo dato gli ultimi tre interventi da fare, che sono Pio Umberto, i Sarici per un po' questi interventi di manutenzione, perché credo che per agosto ne vanno sopra i capelli di traslochi e trasferimenti, quindi questo per il significato. Tra cui proprio i trasferimenti da Via Giovanni XXIII alle scuole materne nuove. Abbiamo un risparmio, abbiamo 2.000 euro in più all'anno per la corrente di casa Concu, della sala consigliare, ma contestualmente abbiamo un risparmio del Monte Granato, che non è stato in bilancio perché ci sono ancora dei lavori, hanno iniziato i lavori del museo giudicare, abbiamo messo un sottoportatore che conteggerà quanta acqua e quanta energia elettrica consumerà l'impresa, dell'acqua e colore. Però dopodiché noi stepperemo due terzi, dice il museo regionale, e non pagheremo più niente. Siamo usciti dall'ASEL, che era un'associazione di comuni, era un doppione dell'ANCI, ce la portavamo dietro da un po', la quota di 792 euro all'anno, siamo usciti dall'ASEL perché stiamo all'ANCI. Abbiamo ottenuto anche 5.400 euro per gli avvisi tari, perché questa volta l'abbiamo fatto fare ai dipendenti, a coloro che hanno il voucher dei servizi sociali. E poi grazie al mercato elettronico abbiamo preso per la stampa invece un'offerta del nome del MEPA e abbiamo firmato 5.000 euro. Direi che non so se abbiamo qualcos'altro, ma quindi qui ci sono delle norme che ci impongono di spendere denari che poi magari nessuno perde. L'ultimo esempio che faccio è che prima avevamo i nostri dipendenti e gli operai nel servizio tecnico potevano guidare una serie di mezzi. Ora vi fuori la norma, chissà per quali ragioni, anche a livello nazionale, che magari intende un po' rafforzare e aiutare la scuola di formazione, dove uno che
per 20 anni ha guidato un trattorino, un mezzo elettrotecnico, oggi deve avere un posto di formazione, è un tempino adeguato, quindi c'è qualcuno che magari fra 2 anni va in pensione, deve farsi questa, e devono spendere 2000 euro per fare questa formazione, se no non possono toccare neanche i mezzi comunali. Un'altra cosa, abbiamo qualcuno che ha chiesto la condizione edilizia, non l'ha mai attivata, e la norma gli consente di, nonostante il comune abbia fatto istruttore, pratica amministrativa, eccetera, eccetera, è proprio il comune che introita 10.000 euro di condizione edilizia, non è che gli può lasciare fermi lì in attesa che questi soldi marciscono, glieli impegna subito. Però dopo 3 anni un gruppo di cittadini diversi possono chiedere il rimborso perché non hanno giustamente fatto il lavoro che devono fare. E dobbiamo rendere 10.000 euro della condizione edilizia di non so quanti anni fa. Quindi questa è un po' la variazione di bilancio, diciamo che abbiamo parlato delle cose più significative che riguardano anche la programmazione, dove vogliamo atterrare con i mutui in questo modo. Sì. Allora, come sempre sulle variazioni di bilancio ci sono parecchi movimenti all'interno del conto economico, comunque delle spese. Naturalmente siamo d'accordissimo, quindi faremo una dichiarazione di voto dove siamo d'accordo sui lavori sulle scuole, ci mancherebbe altro, finalmente riusciamo a ristrutturare questi due edifici importantissimi per San Luis. Sul discorso del mutuo, della possibilità di contrarre un mutuo a tasso zero sostanzialmente, benissimo, però su questo progetto, che è un progetto importante, per sentito dire eccetera, vogliamo essere assolutamente coinvolti nella decisione tecnica di quello che poi sarà, diciamo, la decisione finale sulle varie soluzioni tecniche che ci vengono proposte, perché comunque è vero che è a costo zero in termini di interessi, ma è anche vero che impegna comunque questo rimborso con la proprietà, e lì vogliamo capire se davvero ci sarà poi questo ritorno economico. Quindi chiediamo la cortesia comunque di essere coinvolti in questa decisione. Passaggio veloce su Sabbatano, perché comunque l'argomento del giorno, vista che si è conclusa ieri la manifestazione, apprendiamo con dispiacere che la regione non ci finanzia praticamente l'evento, e purtroppo bisogna dire che questo evento è stato la verità. Sapete, io non è che ci gira. È stato un disastro, un flop. Siamo passati da domenica ieri, da circa 4.000-5.000 spettatori dell'ultima edizione, forse ieri 1.000, esageriamo, forse c'è un disastro. Un disastro non tanto in termini di pubblico, certo, un disastro perché comunque l'evento è costato 20.000 euro in cassa. Noi in un primo momento non siamo stati per niente interpellati per dire cosa ne pensate, ne arriviamo. Abbiamo giusto fatto una dichiarazione su un articolo dell'Unione dove abbiamo detto che per noi comunque sarebbe stato il caso di sospenderla per quest'anno, rinviarla al prossimo anno, organizzarla e ripromuovere l'evento così come doveva essere, come deve essere poi quell'evento lì cresciuto in 20 anni. Invece purtroppo non siamo stati ascoltati, siamo stati in rigoroso silenzio perché non ci siamo assolutamente avventurati in sterili polemiche, però oggi è lunedì e quindi siamo arrivati alla resa dei conti. Eh sì, perché dispiace veramente da cittadini, penso, più che da amministratore. Una curiosità, Alberto, vado avanti sul bilancio. Allora, vado avanti sul bilancio perché Massimiliano so che è molto ligio al rispetto. No, stavo semplicemente dicendo che non appena la discussione su Sabbatano. No, di io sto parlando di. Sto parlando del. Tu hai aperto una parentesi. Io ho aperto una parentesi, sto parlando di denaro, denaro pubblico. A posto, e così ci siamo. Allora, vedo una variazione positiva, 15.000 euro su attività nel settore culturale. Vorrei sapere cos'è. E poi vedo un ingresso di 11.000 euro di sistema di protezione civile redditi da lavoro dipendente. Cosa sono? Sì, 15.000. Sì. Posso rispondere? Sì, sì. Allora, attività culturale,
Tieni conto che la relazione così come c'è tu va per programmi, quindi intanto c'è tutto quello che ti ho detto io. Attività culturale, gestione di diversi settori culturale e la manutenzione del polo culturale. In sostanza tu stai guardando la parte del 2016. Ah, ok, c'è la costa. Quindi siccome quest'anno per una serie di il polo era appena fatto, gli impianti devono verificarci, eccetera, eccetera, allora più o meno si è speso sui 20.000. Okay. L'anno prossimo la scommessa è di fare una gara che parte da 15.000. Ok, perfetto. Questo è. 11.000, questo lavoro dipendente e protezione civile. Anno 2015. Praticamente quelle due risorse che la regione ci ha finanziato in sostanza cassa integrati. Ah, okay. E quindi di quei 14.000 euro, una parte stipendi, una parte contributi, eccetera. Ok. E poi ho visto un'altra organi istituzionali, acquisto di beni e servizi, più 14.000, meno 5.000, quindi 9.000, sì, come variazione positiva. Abbiamo, aspetta. La pagina... Acquisto di beni e servizi, 14 meno... Meno 5 e 7 sono circa 9.000. È praticamente l'indennità del fine mandato del sindaco uscente. Ah, ok. 9.000, che ogni sindaco per legge quando finisce il mandato deve avere un dodicesimo all'anno di una sorta di giustificazione. Okay. Non è 10.000 ma è 9.000 perché in pratica lui per un anno non ha preso l'indennità perché è giusto. Grazie, allora chiesto Franco. No, era riferito alla Santa, mi sono fatto rimanere una telefonata, non so che parliamo. Allora, però sono stato bravo. Sì, Milano, ho visto come ho riportato. Adesso sì, prima come era. Dopo. Giusto per ricordarci due cose che reputo fondamentali. Manutenzione del polo culturale, bilancio mettiamo top. Noi siamo nuovi nuovi, siamo andati, però ricordiamoci che abbiamo scuole che hanno bisogno di una manutenzione più importante del polo culturale, perché il polo culturale è nuovo e ha meno bisogno. Le scuole sono vecchie e hanno più bisogno. Allora, in bilancio ci dobbiamo ricordare che le scuole hanno bisogno di un certo budget annuo. Poi tutti i risparmi, con quello lo faccio io, le pulizie le faccio io, viene il consigliere Murro a darci una mano per pulire vetri o pavimenti o altro, andiamo a chiedere la lava pavimenti all'istituto tecnico e quindi risparmiamo, eccetera eccetera, risparmio a disposizione per altro alla fine dell'anno, senza nessun problema, ma non possono mancare quei finanziamenti per la scuola, perché abbiamo la nostra scuola di San Guri ha oltre 800 bambini, ragazzi e ragazzini, che sono figli di tutti, ok? Sono i nostri figli, i nostri nipoti e quant'altro. Non possiamo pensare che siccome la scuola, che problema c'è? La scuola c'è, ha bisogno di risorse, ok? Ricordo, per quanto riguarda giusto en passant, non Sabatalla ma le associazioni di San Luri, è il nostro dovere principale quello di sederci a tavolino con tutte le associazioni, discutere e valorizzare le nostre associazioni. Grazie. Ho chiesto Luigi. Tu sai dove passare la posizione? No. Tu sei a breve sei dei nostri. No, stavo ricordando a me stesso che no, abbiamo dei problemi da alla grande. Prego Luigi. Allora. È 5 anni. Io voglio tornare a due punti particolari. Uno riguarda il mutuo che si deve contrarre per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, l'aggiornamento eccetera eccetera. Diciamo che Alberto ha usato due frasi che mi confortano, perché hai detto che si tratta di un progetto in itinere e hai anche detto che è un progetto in cui si deve chiudere il cerchio. Questo cosa significa? Significa che evidentemente c'è la possibilità anche da parte nostra di poter fare delle nostre proposte.
siccome guarda caso proprio su questo punto abbiamo un'idea molto precisa che però oggi non posso al momento esplicitare semplicemente perché non sono andato a studiarla bene, ma ve la faremo al momento opportuno, che comporterà a spese zero sicuramente un altro beneficio per la comunità, pur facendo la variazione di cambiamento che avete intenzione di portare avanti. Io dal lato sono su questo perfettamente d'accordo. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è legato invece alla riqualificazione di Viale Trieste. C'è stata una grande polemica. Volevo sapere più o meno come siete orientati, che tipi di lavoro e lì mi fermo. Posso andare? Certo. Allora, tocco un paio di argomenti. Il primo sui limiti di sangue sulla scuola. Ci mancherebbe infatti un bilancio, una manutenzione agroculturale, non è quella grande, è quella della scuola, perché quella della scuola comunque non l'ha fatto con appalto. Abbiamo gli operai dedicati, abbiamo fatto in questi anni precedenti una serie di interventi, abbiamo gli operai dedicati al comune e sindicati della scuola. Per il polo culturale 15.000 euro vorrebbe dire che in sostanza dovrebbe avere un operaio part time, quindi non male, sul polo stiamo spendendo molto meno, progettiamo le scuole, dove abbiamo due o tre operai impegnati nel progettare le scuole. Se ripeto, costa 15.000 euro avremo un part time, però sono giustamente le quattro un po' tutti, per vedere in fase di programmazione che inizieremo puntualmente a settembre, anche perché vi ricordo che il bilancio l'abbiamo approvato. Molti comuni non hanno ancora il terzo previsione approvato, noi l'abbiamo fatto puntualmente a dicembre e quest'anno vorrei che riuscissimo nuovamente a fare così, perché abbiamo visto che in termini di gestione c'è cioè molto meglio. Quindi noi abbiamo preso l'impegno proprio da settembre, iniziamo dalla programmazione. Sui LED rispondo a Luigi. Diciamo che ora non so l'asso della male che tu hai da questo punto di vista, non lo conosco, però ti volevo rassicurare, mi fa piacere che siamo con contatto, sul fatto che questa nostra proposta, qui visto che abbiamo delle proposte, così lo chiediamo, questa nostra proposta che abbiamo messo nel programma elettorale di rimodernare l'impianto di illuminazione pubblica, guadagnandoci, quindi risparmiando, è condizionata a uno studio che oggi abbiamo iniziato. Lo studio è innanzitutto il censimento di illuminazione pubblica, che è arrivato un po' rotolando e ci dice che abbiamo 1500 punti luce. Il dottorato mi informa che è arrivato perché era un onere delle imprese che aveva in appalto la manutenzione della denominazione pubblica per il signore dei comuni, per la quale abbiamo firmato dopo due giorni per il comune, ma l'ho detto anche, mi fa piacere che l'avete chiesto, quindi l'avevo già fatto questo, però l'abbiamo condiviso, il fatto che il comune San Luis non entra più in un'unione dei comuni per quanto riguarda la manutenzione di denominazione pubblica. Abbiamo un comune diverso per grandezza dal resto dell'Unione dei Comuni e io mi rendo conto con l'impresa che partecipano a un appalto per alcuni comuni come Senso, Tuili, magari avete caratteristiche non adeguate all'impegno che San Luis merita, che è più dei numeri di punti luce perché di quei comuni. Quindi qualcuno mi potrà dire, però con l'Unione abbiamo risparmiato. La nostra intenzione è che siccome i LED saranno nuovi e hanno un sacco di ore garantite, risparmiamo sulla manutenzione, visto che avremo 10 anni magari di garanzia. Tornando in LED, io saremo felicissimi una volta che noi sapremo come iniziare un progetto, sia di questi 1500 punti luce, quanti sono a vapore di mercurio e quanti sono a vapore di sole. Di conseguenza, con il LED, qual è il risparmio atteso per le 1000 lampade che sono di modello e qual è il risparmio atteso per altri 500. Quindi ci vedremo, noi lo condivideremo, ma la scelta, per essere chiari, è dire si fa. E noi abbiamo già scelto che si fa. Poi la condivisione è invitare un tecnico che ce la conti tutto e in modo da poter capire se il risparmio è 100 oppure 60, perché se le lampade non sono tutte a vapore di mercurio, ma il risparmio è 60 a fronte di una spesa di 30. Quindi diciamo che non abbiamo grandi scelte di indirizzo. La scelta di indirizzo che possiamo condividere, come è sembrato, è quella di dire diciamo di farlo. Gli esperti tecnici, li lasciamo ai tecnici, però io prendo l'impegno di invitarlo quando si sceglierà anche il tecnico, comunque il nostro ufficio, per parlarci del progetto. Viene Trieste, che intenzione abbiamo? Abbiamo constatato, è stato gli occhi di tutti, che quei campi sono malandati, antiestetici e neanche malsani.
tutti sono venuti dal secondo giorno che ci siamo insediati e hanno parlato con tutti loro, solo la seconda volta con me, tutti quei vicini e tutte le persone che ci abitano, sono venuti in delegazione in comune. L'ASI ci dice che non sono più guaribili, abbiamo messo interlocuzioni con l'Agris perché ci dice che addirittura sono contagiosi, tant'è che la malattia dei primi ha fatto un effetto domino fino a via Sassari e sono addirittura a rischio, ospitano un sacco di ratti, abbiamo due spazzini ogni giorno che sono impegnati solo a pulire le risultanze di quegli alberi, sporcizia, e qualcuno ci dice anche, non ne sono sicuro, ma lo dice un agronomo da qualche caffè, che più questa malattia va avanti, più l'albero viene deteriorato, è pericoloso anche perché non possa stare lì. Sì, sono stati abbattuti di più grande, questa sempre in gol, non passa di brusco. E mi dicevano anche questo svuotamento dell'albero non è neanche visibile, cioè che il sintomo ti cade in testa, il sintomo ce l'ha già dato, che sono tutti gialli. Come lo vogliamo verificare? Vogliamo sapere. E gli altri? E magari migliorare un po' la strada, magari gli altri anziché metterli in mezzo alla strada per le coordinate, magari metterli in mezzo al marciapiede e magari allargare un po' l'asfalto con un po' di parcheggio. Siccome noi pensiamo di essere tutt'ologi, abbiamo chiamato un corso di idee per persone un po' creative che ci daranno un bravo. Va bene. Perfetto, ha chiesto Paolo. Che riguarda la via di Trieste, però in realtà è una cosa che possiamo aggiungere, che sono di quelle cose che se volete possiamo condividere anche sulle scelte, ma di riqualificare il piano, quindi il progetto che va da scuola. Cose molto importanti, ad esempio la scuola, che a noi ci fa benissimo, però siccome il pacchetto è completo non possiamo staccare le votazioni e quello in cui ci stiamo, non so. No, ma voglio dire, l'astensione comunque è un gesto abbastanza, non stiamo votando contro, perché è la motivazione per la qualche sua, perché come stanno dicendo proprio delle case di illuminazione, è vero quello che hai detto, sono 1.500, pensate che 10 anni fa erano 1.000, 1.200, quindi diciamo questa ultima per certo pari che non è poco, io nel progetto che vorrei, siccome è un vero diciamo, progetto completo per capire, perché per esempio io ho dati tecnici miei che le lampade LED hanno comunque un certo costo, durano anche meno, le lampade a vapore sono durano molto di più. Insomma, hanno un certo di manutenzione. Sì, un certo tot di ore di illuminazione, mentre quelle professioni per esempio sono quelle che purtroppo fanno ancora per la grande, consumano un po' di meno, però ecco, valutare tutto quello lì, per cui siccome non vanno, vorrei vederci chiaro su quello, però l'estensione è legata più tanto a questa cosa. Perfetto, perfetto. Allora, se non sono ulteriori, sapete che l'impegno del SIPA per quello di portare qua il progetto, eccetera, quindi non è che l'ho votato e scappare più No, vabbè, adesso si sta votando questo muro. Ma il muro è fatto perché se non facciamo adesso il muro dobbiamo fare il da prendere l'impegno, al limite si può rinunciare. No, il muro perché dire, non lo voglio più, ma si può rinunciare adesso, poi lo fai dopo. No, l'operazione è condivisa al 100%, come anche il discorso della riqualificazione delle chiese, assolutamente. Allora, favorevole? Allora, se andiamo a votare il sindacato, contrario? Certo. No, se si può andare in faccia. Anche perché le parole, anche perché le parole non pesano, no? Contrari? Quindi, tutti? Bisogna capire quelle parole, ma no, ma sto parlando di tu. E chi sta vuol dire? Ok, stiamo andando con un pezzo. Sì, ha votato a favore, sì. Allora, possiamo votare il punto numero 7, salutare quelli di bilancio 2015-2017. Stessa questione, diciamo che anche qui erano il governo dello Stato anticipato al 31 di luglio, era la fotografia del bilancio al 16 di luglio, dove viene certificata dall'ufficio e dal revisore dei conti che il bilancio è in equilibrio. Non ci sono squilibri, anzi abbiamo anche un saldo tra residui attivi e residui passivi leggermente anche positivo, per circa 81.000 euro.
L'unica cosa che un po' preoccupa è l'incertezza normativa del terreno di gioco in cui ci troviamo a giocare la partita, che è quello delle norme nazionali e accadute regionali. Tant'è che lo stiamo anche dichiarando, vi leggo direttamente un po' cosa è la nostra relazione. La Regione Sardegna non ha ancora comunicato gli spazi finanziari concessi nell'ambito del patto. Il Ministero non ha ancora comunicato gli spazi finanziari concessi per il pagamento delle spese di conto capitale. E in attesa della definizione di questi spazi, ossia del range che abbiamo per muoverci, siamo un minimo bloccati anche per quanto riguarda la discussione. In sostanza il governo ha annunciato, anticipiamo la salvaguardia degli equilibri di bilancio, però il comune sono stati obbligati a anticipare questa approvazione, ma non hanno comunque visto nessuna risposta funzionale a questo anticipo. Non è che hanno detto anticipate, il patto stabilità quest'anno sarà così o sarà così, avete questa apertura, vi finanziamo questo. Hanno solo detto di anticipare, quindi il bilancio oggi è in equilibrio, ma contestualmente siamo preoccupati perché non sappiamo da qua del 2012 come succederà, quindi un'apertura sugli spazi che abbiamo del patto stabilità. Cioè, in sostanza l'altro vuol dire che solitamente le regole iniziali erano queste, a fine anno il governo e la regione comunque mettevano un po' di ridosso in giro e potevamo aprire un po' del maglio di possibilità. Una parte sarà quella l'ente superiore. Sì, allora è riniziata la giostra dei debiti fuori bilancio. Strano, quest'anno non c'era fatto. Devo chiedere se possiamo mettere un chiaro, se possiamo mettere l'ordine del giorno. Diciamo che potremmo mettere la festa di quindi arriviamo alla giostra. Ok. No, perché non è vero, non c'è nel. No, ma non è la giostra, che non c'è nel. Sì, c'è solo. Ok. Tu devi sapere perché tu sei stato discutere. Ah, ok. Dunque, due considerazioni. Tasi. Nel consuntivo 2014 prevedevamo 338.238. Incassiamo 514.000, andiamo a lavorare sul 2015 e insistiamo con 338. Certo, se incassiamo di più, inseriamo direttamente, o altrimenti abbassiamo l'aliquota o eliminiamo le prime case. Perché se noi prevediamo di incassare 338, ne incassiamo 520, e forse e quest'anno ne incassiamo molti di più perché la tassa è spalmata su 12 mesi, mentre l'anno scorso era da ottobre a dicembre, e già quest'anno con i ravvedimenti molta gente non l'ha pagata, quindi quel dato è tendenzialmente in crescita. Non riesco a capire perché ci si ostina ancora a inserire un dato inferiore per poi cosa avere, un avanzo superiore, questo non l'ho capito. Dopodiché sottolineo ancora una volta che abbiamo un importo che giustamente mettiamo a fondo di riserva di 3 milioni e passa per quanto riguarda l'incertezza sui tributi spalmati negli anni, 3 milioni e mezzo addirittura. Abbiamo da un lato tutti gli importi da incassare, dall'altro accantoniamo per essere obbligati. E nel bilancio di previsione 2015, quindi solo per le imposte e le tasse del 2015, accantoniamo 265.000 euro, il che vuol dire che comunque con questa tassazione insistiamo ancora con la tassazione elevata, la gente continua a peggiorare la propria posizione economica perché non ce la fa pagare, rilancia ancora una volta, vediamo se riusciamo a limare le aliquote. Non dico più, no, le aliquote IMU e tasse, oppure solo IMU una parte di tasse, perché ci portiamo altrimenti appresso questi crediti che poi sono inesigibili, che praticamente vanno solo a bilancio come numeri e poi noi comunque materialmente non riusciamo a incassare. Magari potremmo avere ipotesi, perché è un'ipotesi, però è giusto anche dirlo, magari potremmo avere un effetto contrario, perché abbassando magari riusciamo a incassare il proprio dinamico. Prendila positivamente, nel senso che no, cioè, io se fossi tu a fare esattamente come te, nel senso farei questa polemica sulle, è il mio ruolo, voglio dire che capisco che più che nel merito c'è una questione politica, cioè, ti volevo dire questo, farei come te, però
Facciamo due ragionamenti. Il primo è il carico della TAS, l'ho scritto anche qualche volta, forse non mi ricordo, però è un qualcosa che anche a me aveva fatto pensare perché abbiamo incassato di più. Noi avevamo previsto 330.000 euro di tasi, perché abbiamo incassato 500? E perché l'anno appena li mettiamo 338? L'ufficio è stato chiarissimo. Noi abbiamo previsto di incassare 338 esattamente con i criteri che ci dava lo Stato centrale. Cioè, i criteri sono stati rispettati. Lo Stato centrale ci ha dato un anticipo del 50% a tutti i comuni. Cioè, cosa ha detto lo Stato centrale nel 2014? Quanto pensi di incassare di tasi? 338, bene, ti do un anticipo del 50% per darti una mano, perché come funziona già il bilancio del comune? Spesso e volentieri si sveglia la regione o il governo centrale e danno un'anticipazione del fondo unico piuttosto che un po' di denari, fondo di salvaguardia, tutti dipendono da un'altra parte. Sulla TASI hanno fatto così, un'azione, questo è tutto figlio della cascata del ginepraio amministrativo e politico che sta a Roma, quindi arriva uno a metà del governo, dice aiuto i comuni, però non c'è nessuna regalia, quindi cosa ha fatto il governo? C'è altri 50% di quello che pensavamo di incassare, ecco perché nasce 500.000 euro. Quest'anno quel 50%, no, non è che non ce lo dà, ce lo riprende, ci dirà quel 50% che ti ha dato in termini di tasi, che ha fatto schizzare da 338 a 500, probabilmente noi abbiamo incassato, te lo tolgo dal fondo salvaguardia dell'IMU o del contributo unico. Quindi non abbiamo incassato di più per calcoli sbagliati, abbiamo incassato di più perché lo Stato, senza nessun avviso, ci ha dato il 50% di tasi. Ecco perché noi riprevediamo quell'entrata, perché la tasi ce la prendiamo noi, ma ce la togliamo dall'altra parte, sicuramente. Quindi questo. Poi sul fatto degli accantonamenti, purtroppo la norma ti impone che devi accantonare in funzione dello storico dei crediti che non riesci ad incassare. Non è che il comune è stato scarso di incassare, il comune poi 3 milioni e mezzo di euro, se voi vi rendete conto che 260.000 euro è per un esercizio di bilancio, se abbiamo dovuto accantonare 3 milioni e mezzo di euro, parliamo di accantonamenti che partono da 20 anni fa. Quindi al di là dell'aliquota di questo, della tassa di oggi, cioè da 20 anni ci sono persone che non pagano perché sono decedute, perché hanno fallito, perché non pagano e basta. Allora il comune prima DAPA a Equitalia l'incarico deve scuotere, noi da Equitalia la prima siamo usciti, ma Equitalia oggi ci deve dare 1.800.000 euro che non riesce a darci, non riesce a prendere dai cittadini 1.800.000 euro. E quindi lo Stato, siccome è un problema che si è verificato con tutti i comuni d'Italia, ha detto bello mio, accantonate i soldi perché qui Savoia la bella Francia difficilmente i recuperi i crediti andranno, non cediamo, quindi tu non puoi sbilanci quindi 265.000 euro per un anno, quindi se arriviamo a 3.000 euro mezzo vuol dire che è da tanto che va avanti questa prassi. Quindi non lo so se è direttamente proporzionale, qui arrivo al fatto che io la farei come te, al fatto che le tasse sono alte, che sono basse. Io l'invito che faccio a te, ma lo faccio a tutti, veramente adesso mixando, consentitemi la parola, maggioranza e minoranza, è che quando andiamo a prenderci il bilancio vogliamo restare pulite, vogliamo la manutenzione della scuola, vogliamo usare il posto, però vogliamo la tassa. No, no, però vogliamo la tassa, nel senso che scendono un po' le tasse, la tassa è il minimo, allora 1 per 1000, il minimo costa anche 0, però dico, è una delle aliquote più basse che in Sardegna la tassa, che è montata sul giornale, era San Luis Olmo, l'avevamo visto insieme. San Luis Olmo. Quindi io invito non solo a dire abbassiamo le tasse, posto che non credo che sia condizionato al pagamento, visto che sono dei fondi che da 20 anni non riusciamo a prendere, io invito abbassiamo le tasse e a farci dire da dove prendiamo i soldi. E qui ti faccio la proposta, noi andiamo a valutare sulle varie tipologie dell'IMU, quindi seconde case, capannoni, tutte quelle varie tipologie, dov'è che incassiamo di meno, dov'è che incassiamo, dov'è che aumentano i residui attivi, e lì magari possiamo intervenire. Quella può essere un indirizzo, è chiaro che gli uffici lì devono lavorare, fornire i dati in base alle tipologie. Gli uffici no, in questi mesi ti posso garantire per sparare noi tutti, non abbiamo niente da dire, anzi ci stiamo seguendo in tutto. Tra l'altro abbiamo già parlato di maggioranza, ce lo potrà confermare il capogruppo, anche di alcune azioni che, mentre per la minoranza, cioè, è anche più facile, perché voi giustamente vi fermate l'idea. Voi potete dire giustamente occupatevi di, oppure cosa state dicendo per l'eliminazione pubblica, oppure parliamo su questo. Noi poi da quando abbiamo l'idea abbiamo chiamato là in fase esecutiva, abbiamo parlato già da tempo di alcuni efficientamenti del comune, io non li chiamo risparmi, li chiamo efficientamenti, come magari per i buoni pasto,
andare a diversificare le fasce di reddito ISEE, come magari per la scuola o per l'assistenza domiciliare. Io, noi non possiamo con la maggioranza spararla, nel senso annunciarla prima di capire come a terra in maniera fattiva, un po' la differenza del ruolo, io poi lo volevo dire all'inizio. Però noi già stiamo pensando di accettare una serie di questioni per avere dei risparmi, compreso questo dei LED, nel senso per poi andare a toccare o migliorare il servizio e potenziarli o abbassare la pressione fiscale. Quindi sulla TASI ci siamo chiediti, sul resto vediamoci con la programmazione e vediamo come sono come aggiustare questa questione. Io personalmente le reputo una cosa che sarà di valore. Se poi mi dice la passiamo, pagano tutti, dobbiamo pagare tutti, no, io no. Penso che uno che non paga. Però adesso siamo partiti dal 2012 con queste aliquote, non le abbiamo mai toccate, i risultati adesso cominciano ad arrivare in senso negativo. Quindi arrivano aumentando, no, vabbè, però adesso arrivano ancora di più perché c'è la crisi e perché è aumentata la tassazione da parte dei comuni sui fabbricati, comunque la tassazione comunale. Non vogliamo un unico passaggio di secolo, cioè per dirti, non parlo di voi, parlo in generale, che tutti vogliamo uno stesso servizio, ma anche maggioranza, tutti quanti per le proprie competenze vorrebbero un sacco di rete urbana, un sacco di scuole. Io quello che invito a tutti a dire abbassiamo le tasse. Io non penso che c'è uno scemo che non capisce che abbiamo visto le tasse. Io vi sto facendo un invito a tutti, ripeto, mixando, quindi non mi sto rivolgendo a te come minoranza, a tutti. Troviamo le soluzioni per provare a migliorare qualcosa e a fare delle scelte forti, che per abbassare un po' l'aliquota magari vedere un po' quali sono i servizi da potenziare o da potenziare. Lì è chiaro, è una sfida, ma quella sfida va in qualche modo come. Grazie, signora, prego Luigi. Allora, solo una precisazione. Siccome vedo che c'è giustamente molta preoccupazione per quanto riguarda i crediti inesigibili, per quanto riguarda, adesso non so se la domanda tra l'altro può avere una risposta immediata oppure no, per quanto riguarda Tari, Tasi e IMU, sappiamo adesso quantificare voce per voce quanti sono i crediti inesigibili? Dichiaro. Quelli che no, sono. Non parliamo adesso di chi hanno, se li sappiamo quantificare voce per voce. Poi naturalmente la mia domanda è propedeutica in questo momento per qualcos'altro. C'è un po' quello di ti rispondo io. Posso rispondere io? Sì, io ti rispondo. Ottobre 2014, chiamo l'ufficio tributi. Sono Massimiliano Padelli, non mi ricordo come Massimiliano Padelli, se ho pagato la Tari del 2013. E tu non mi fai così perché non mi ricordo la tua proposta, tu non ti ricordi di fare. Ascolta la risposta. Siamo al 20 luglio 2015, l'avevo pagato e non mi è ancora ripassata la risposta. Quindi da lì deduci che cosa possono risponderti, e questo se nell'elenco degli scomparsi, qualcosa del genere. È importante. C'era un termine molto particolare. L'ho chiesto per un motivo molto semplice. Questo è. Perché poi Alberto lo sa bene, lui fa finta di niente, ma sa bene che ci sono problemi per passare molto bene. Speriamo che si divertano. Dicevo che questo l'ho chiesto non a caso, eventualmente lo approfondiremo, però è importante saperlo per tutta una serie di cose che poi andremo a vedere. Ok? Grazie a tutti. Se non ci sono ulteriori presenti, possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? No ragazzi, scusami, rifai la votazione. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Aspetta, grazie. Devo essere di movimento. Allora, punto numero 8, proroga a tempi di andiamo a proporre la proroga del bonus per chi ha l'agevolazione della TARI, quindi infantare sulla seconda rata con scadenza al 22, ci siamo portati avanti al 30 settembre 2015. Noi invece abbiamo chiesto 18, invece abbiamo posto 30 settembre 2015. Abbiamo fatto qua la questione dell'ISEE, anche del, diciamo che noi abbiamo cominciato con un po' di proroga che voi vi siete espresso questo, speriamo che sia una cosa condivisa. Anche in settembre andiamo a l'ultima prova. Velocissimo.
Adesso abbiamo dei valori SE che sono discordanti per le tipologie di agevolazione che andiamo a riferire. L'ho voluto così. Non sarà il caso di uniformare quel valore eventualmente? Cioè di dire l'ISE per tutti, a San Luri l'ISE per tutte le varie agevolazioni, cioè è X. Se quello che era il caso. Sì. Certo. Sì, in modo da fare un target, tutti quanti sanno che è 16.000. Sì, che non spettacolo in mente. Possiamo votare votazione favorevoli? Contrari? Con questa... Sì. Prego, ha chiesto la parola, scusa, permettermi per il consiglio. Prego, Sandro. Sì, io volevo fare questa cosa. L'abbiamo fatta in... L'abbiamo fatta. È nata. In riunione del capigruppo. L'idea è quella di chiedere ai singoli consiglieri comunali di devolvere il gettone di presenza, non di rinunciare, perché non ci possiamo rinunciare. Allora, di devolvere il gettone di presenza al nostro istituto comprensivo statale di San Luri, perché abbiamo necessità. Perché non vogliamo andare in assemblea a chiedere ai signori genitori mettete in mano il portafoglio perché siamo al collasso, perché la scuola non è in grado di fare più niente perché non abbiamo fondi. Il dottor Zetta ci ha detto che così, invece che andare a prendere il netto, il comune devolve direttamente il lotto. Quindi alla fine dell'anno tutto il lotto che passa alla, viene inserito nel bilancio dell'anno successivo per la scuola. Grazie Sam. Sì, abbiamo un po' secondo. Allora, abbiamo anche un dubbio, secondo noi abbiamo Massimiliano, se dobbiamo fare qualcosa per cambiare, sì, cioè, io devo cambiare tanto volte mandato la distanza. Sì, come noi facciamo questa sorta. Sì, sì, faccio la comunicazione. Sì, sì. Per noi non ci sono problemi, sì. Io a titolo personale, sì, gliel'ho detto con Massimiliano. Ma è un una porta aperta. Ma diciamo che ognuno ha carattere, ognuno fa come cosa dobbiamo decidere adesso. No, no, da solo scrive o non scrive? Sandro giustamente ha fatto questa proposta, quindi ognuno di noi se ne può adesso discutere. Massimiliano, dai, era una precisazione, c'era una cosa che ho chiesto io ma non ho chiesto. Sono finito. È finito il consiglio. Sì, chiaramente questo andrà capogruppo ad aggiungersi ad eventuali altri trasferimenti. Però io ho sempre richiesto di stare.